Salve ragazzi e bentrovati sul mio canale. Per questo video di Call of Duty Black Ops 4, vi ricordo che sono su console Sony PlayStation 4 e voglio condividere con tutti voi e conservare il ricordo del mio primo giro di boa, ovvero il primo prestigio che sto effettuando, seppur con un bel po' di ritardo proprio su questo gioco. Però ci tengo a sottolineare che, come mio costume, il mio primo prestigio poi effettuerò nuovo inizio e voglio farvi vedere cosa succede quando si effettuerà questa operazione per ottenere quello che almeno nei Call of Duty vecchi stile Black Ops si otteneva, ovvero almeno una targhetta personalizzata che insieme a questa poi ovviamente ci andrà a diciamo azzerare tutte le statistiche che avevamo conseguito nella nostra carriera, nel nostro gioco che abbiamo effettuato fino adesso. Come vedete, non è nessun profilo esagerato, però con il mio 1,42 di media di uccisioni e poi comunque anche con un buon rapporto di vittorie e sconfitte, queste saranno tutte statistiche che io perderò, perché vi ricordo che facendo nuovo inizio purtroppo si perderà tutto. Nel mio caso purtroppo, perché comunque sono più che soddisfatto del mio punteggio di gioco, però c'è qualcuno che magari vorrà cancellare eventualmente un punteggio che non gli è, diciamo, sufficiente, non gli aggrada, e quindi con un nuovo inizio potete tranquillamente cancellare tutto e ricominciare da capo e cercare di giocare al meglio con un po' di esperienza in più. Quindi voglio vedere anche un'altra cosa molto importante che magari qualcuno di voi può interessare: se gli oggetti che non appartengono al multigiocatore, visto che questo gioco, Call of Duty Black Ops 4 per l'appunto, presenta sia blackout, sia zombie, sia multigiocatore, se andremo a perdere anche qualcosa, magari anche del mercatone, o se andremo a perdere qualcosa una volta fatto un nuovo inizio. Io, diciamo, vado sui bigliettini da visita, questi sono i generali, non ci interessano, ci interessano questi di multigiocatore che ho conseguito fino adesso. Questi qui presumo che si perderanno tutti quanti, come anche questi qua che stavo diciamo procedendo verso il conseguimento, li dovrei perdere tutti. Di zombie non sono voluto andare avanti per adesso perché mi è piaciuto davvero molto il multigiocatore, quindi sto giocando principalmente al multigiocatore. Blackout ha anche una modalità nuova che per adesso sto tralasciando perché mi sono concentrato principalmente ad ottenere il livello massimo del prestigio per poter andare a fare proprio questo video. Questi sono i bigliettini da visita che ho conseguito fino adesso dal mercato nero e spero non vado a perdere, anche perché qualcuno l'ho acquistato con i CP che mi avevano regalato qualche anno fa, che si sono trasferiti automaticamente su questo gioco, Call of Duty Black Ops 4. Ok, ma senza perdere altro tempo, abbiamo visto che, insomma, ho un bel po' di cose, di bigliettini e tutto il resto, anche gli emblemi, vedete, conseguiti col mercato nero, a parte poi ovviamente quella che ho conseguito, come vi avevo detto, tra bigliettini ed emblemi, salendo di livello, quindi quelli là penso che perderò tutto, come statistiche anche delle armi, tipo, che so, prendiamo un'arma di livello 1, se non vado errato, questa qua dovrebbe essere sbloccata, questa qua è prestigiata al massimo, come ad esempio anche questo qui è prestigiato al massimo. Vediamo un attimino cosa succede adesso che vado a prestigiare. Andiamo insieme, vediamo. Qui si accede dalla caserma dove stanno tutte le statistiche, basterà premere X. Qui c'è una rapida panoramica di tutto quello che è stato fatto durante il percorso di gioco, tutte le cose che sono state sbloccate ai vari livelli. Non mi interessa, io andrò di qua sulla destra, dove accedi alla modalità prestigio. È la mia prima volta, spero di non fare errori. Premiamo X, ok, solito, la solita domanda che ti chiede di confermare eventualmente il prestigio, dice che sbloccherà l'icona prestigio, un punto di sblocco definitivo, uno slot in più per poter personalizzare la classe, poi c'è un bigliettino da visita. Prestigiamo, attivazione prestigio. Una volta fatto questo, ecco qui che è stato consegnato il mio emblema, quindi per tutto il mio prestigio numero 1, per tutti e 55 livelli, presumo, come vecchio stile degli altri Black Ops, come anche gli altri Call of Duty, il simbolo che accompagnerà il mio account sarà questo qua per tutti e 55 livelli. Perfetto. Adesso voglio andare a vedere come fare per ottenere il bigliettino da visita. Vediamo un po'. Eccolo qui, nuovo inizio, semplicemente qui sotto. Allora ragazzi, io una cosa che ci tengo a dirvi, se eventualmente anche voi volete fare nuovo inizio, per come me
conseguire il bigliettino da visita che è annesso, io vi consiglio di farlo sempre al primo giro di boa, al primo prestigio che avete conseguito, perché se arrivate a un prestigio più o meno alto, anche già al quarto o al quinto, avete fatto un lavoro inutile perché facendo un nuovo inizio perderete completamente tutto. Quindi se come me ci tenete ad ottenere anche il bigliettino da visita e poi andremo a vedere se eventualmente c'è anche qualche altro regalo con il nuovo inizio, fatelo come sto facendo io al primo prestigio. Ok, andiamo a fare il nuovo inizio. Qui vi avvisa, selezionando un nuovo inizio perderai tutti, e sta rimarcato in stampatello, dicevo, tutti i progressi compiuti. Per esempio, prestigio, statistiche del registro di battaglia, oggetti crea una classe, specialisti, biglietti da visita, mimetiche e personalizzazione degli specialisti. Ricomincerai dal livello 1 come se non avessi mai giocato in partita pubblica. Se accetti non potrai annullare. Confermi di voler usare nuovo inizio? Io ovviamente farò sì. Ah, ok, poi ti farà nuovamente la stessa domanda perché giustamente è un passaggio abbastanza delicato, alquanto delicato, quindi ci tengono a fare un qualcosa che tu stia, diciamo, sicuro di voler fare questa operazione. Io ovviamente sono sicurissimo e riclicco attivazione, attivare nuovo inizio, perfetto. Vediamo un po'. Sta caricando la schermata di Call of Duty, ho perso i miei 55 livelli di multigiocatore, però quello che interessa a noi, magari anche tu che stai guardando il video, se sei interessato a sapere se perdi anche altre statistiche di gioco, tipo quelle di zombie o qualcosa del mercato nero che hai conquistato, vediamo subito insieme in diretta. Hai resettato tutte le tue statistiche, accederai al gioco come se fosse la prima volta. Al gioco o al multigiocatore? Scopriamolo insieme. Ok, qui sono, vabbè, le solite cose, i soliti avvisi che danno all'inizio, multigiocatore, perfetto, il livello 1 ovviamente qui, fin qui ci siamo, diciamo, crea una classe, non mi permette di accedere, ecco qui, tutte le statistiche sono completamente azzerate, personalizzazione, vediamo un po', allora, vediamo, pitture di guerra. Quindi, allora, quelle che ho conseguito, diciamo, con il mercato nero, come era auspicabile, sono rimaste invariate. Quindi quelle che sono state, conquistate sul campo, purtroppo sono state perse. Però per avere la certezza anche di tutto il resto, andiamo negli emblemi innanzitutto, set di adesivi. Infatti questi qua conseguiti con il mercato nero sono tutti qui. Eccoli qui. Vedete? Mercato nero. Tutti questi qua del mercato nero, perfetto. Vediamo anche questi qui, dei biglietti. Allora, innanzitutto c'è subito prima ad applicare questa qui, perché giustamente io sono andato ad azzerare le statistiche, non perché non piacevano le mie statistiche, perché comunque 1,40, 1,50 di media rapporto uccisioni, c'è sicuramente chi è molto più forte di me, però io mi accontento di avere un bel 1,40, un rapporto vittorie sconfitte da 1,30, per me va più che bene, quindi io lo faccio principalmente per questo bigliettino da visita, perché io ci sono affezionato in tutti i Call of Duty che ho giocato, quando era possibile poter fare nuovo inizio l'ho sempre fatto e qui mi dà la possibilità, quindi ne ho approfittato per tenere questo bigliettino da visita. Ok, andiamo ai bigliettini del multigiocatore, come vedete non c'è più nulla, prima se ricordate qui erano tutti i bigliettini conquistati e alcune voci, diciamo, richiamavano il mio stato di avanzamento per il conseguimento del bigliettino, comunque tutto assolutamente azzerato, mentre invece zombie, perfetto, zombie rimane invariato, quindi facendo nuovo inizio sul lato multigiocatore, come è giusto anche che sia, abbiamo la conferma che in zombie, come anche in blackout, quindi a questo punto dobbiamo presumere, assolutamente non verranno azzerate statistiche, poi anche a qualche altra statistica io, perché ci ho fatto qualche partitina, quindi abbiamo la conferma praticamente in diretta che zombie, blackout, ovviamente maestri non sono azzerati perché questi qua sono abbinati con il multigiocatore, penso, e mercato nero ovviamente rimane invariato, quindi è stato conseguito nella maniera più assoluta. Quello che però voglio cercare di capire adesso, che non ci ho fatto caso prima, è se il mercato nero, il livello di avanzamento si rimane invariato, sono al 63, perché anche questo qui ci tengo ad andare avanti e visto che mancano 44 giorni, come state leggendo su Operazione Zero Assoluto, ci tengo a cercare di conseguire il livello massimo per ottenere tutti questi premi e i bigliettini da visita che adesso vi faccio vedere, che sicuramente conoscerete. Dov'era? Un attimo solo, mi sono perso. L'identità, biglietti da visita, perché dicevo, sto cercando di conseguire questi biglietti da visita e mi mancava veramente poco per arrivare a questo, che mi già piace tanto. Ovviamente però mi trovo ad arrivare a questi livelli del mercato nero così alti, quindi punterò ad ottenere anche questo qua, in modo che una volta terminati
diciamo, la conquista di tutti questi bigliettini del Mercatoni, poi non dovrò più fare la corsa contro il tempo per poterli ottenere tutti, perché poi ogni volta che scade il tempo, tipo nel mio caso mancano 44 giorni, purtroppo ovviamente bisognerà ricominciare da capo, dal livello 1 del mercato nero, per poter conseguire tutti i bigliettini da visita. Comunque, siamo arrivati al termine del video, perché il mio obiettivo era condividere con voi e informarvi su quello che accade quando si va a, diciamo, con il primo prestigio o con qualsiasi altro prestigio, una volta ottenuto il livello massimo del primo, diciamo, del prestigio, appunto, poter sapere, scoprire insieme cosa accade facendo nuovo inizio. Ho condiviso con voi questa informazione e quindi l'unica cosa che chiedo, se il video vi è stato utile, è di lasciare un bel pollicione in su, perdonate, un bel pollicione in su se, dicevo, il video vi è servito o vi è piaciuto. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. Se eventualmente siete interessati a qualche mio gameplay su questo gioco, scrivetemelo nei commenti, sarò ben lieto di cominciare una nuova avventura di gameplay proprio inerenti Call of Duty Black Ops 4. Vi ricordo che sono su console Sony PlayStation 4. Da Dimme un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!